è una manifestazione che dura da 35 anni ed ogni anno si rivela sempre una novità, una nuova emozione, circa 6.500 bambini che ovviamente desiderano e aspettano tutto l'anno per arrivare a questo giorno. Topolino col Rugby è un'associazione ormai di lunga data, una grande tradizione, ma che nasce dal progetto Topolino Sport, progetto che ha l'ambizione di promuovere lo sport per ragazzi e tutti i valori positivi legati allo sport giovanile, l'amicizia, lo stare insieme, l'impegnarsi per un risultato, il gioco di squadra, tutto questo ovviamente condito dalla fantasia e dalla magia che il mondo Disney di Topolino può aggiungere a questo contesto. Penso che per loro e anche per noi educatori sia una cosa, un'emozione unica, no? Sono una cosa che loro, secondo me, la ricorderanno per tutta la vita. Si deve venire al Topolino perché è un momento di aggregazione unica e perché soprattutto si respira proprio cosa vuol dire sport. Ho incontrato dei genitori che avevano figli che giocavano a calcio, hanno portati a giocare a rugby e hanno detto che le società oppure l'ambiente è molto diverso rispetto a quello che c'è nel calcio. Ho partecipato 2-3 edizioni e non sono andate benissimo, però mi sono divertito veramente tanto. Il torneo è lungo, si conoscono un sacco di squadre, un sacco di ragazzi che vengono da altre parti d'Italia e ci si fa degli amici, ecco. Ho fatto tanti anni qua, era il torneo più importante, qui ci sono tutte le squadre, una specie di piccolo campionato per il mini rugby, per cui venire qua era sempre la cosa più bella che potesse esserci. Mi ricordo che le sere prima del Topolino passavo delle notti insonni a pensare al torneo, a giocare, veramente fantastico. Devi lottare, non è facile. C'è il fango e ti butti per terra e ti sporchi tutto. Placco. È un gioco di contatto e a me piace molto. E faccio cena. Sarebbe la cosa più bella del mondo questo trofeo e sarebbe molto importante per tutti. Per il sesto MVP! Ura, ura, ura! Il rugby abbinato ai bambini penso sia la cosa più bella del mondo, per questo credo che ognuno di noi che sia qui come educatore, come dirigenti, accompagnatori, genitori, lo fanno perché credono veramente in questo sport. Penso che mai come in questo periodo qua abbiamo avuto così tante squadre mini rugby. Sono 340 squadre partecipanti per 6.064 giocatori, 2 giorni di torneo, 400 volontari che ci aiutano nei campi, nelle mense, nei bar. E l'unica cosa che devo fare è ringraziare i volontari. È un pranzo per stare in comunione tutti quanti insieme alla fine della loro attività sportiva ed è un momento anche di comunione e di aggregazione per loro. Si vedono bambini che vengono da tutta Italia, che si uniscono tra loro, che si mescolano nel momento anche della mensa e questo è molto importante. Anche quest'anno la Rugby Parma vorrebbe vincere la gara del gusto, quindi ci siamo portati dei prodotti tipici, che sono tipici di Parma, ma anche cose non tipiche come la porchetta, abbiamo una selezione di formaggi, poi abbiamo i salumi tipici di Parma, abbiamo anche l'angolo dei vegani, cioè ci sono le verdure, ci sono le cose tipiche insomma dell'orto. Allevamento a terra, provincia di Parma, uova giallo-blu. Scusa un attimo, seguimi Prodotto tipico della nostra regione, l'ortolina, la mettiamo un po' dappertutto, nella pasta, nei sughi, la mangiamo così, sul pane, fredda, calda, è una cosa incredibile. Guarda qua che bella, un bel raggruppamento di salumi, un bel primo piano, ok? Si va avanti, la birra gentilmente fornita dalla premiata ditta Cavazzini e poi ci sono tutti i dolci. Se devo mangiare qualcosa e devo scegliere, penso che una fetta di salame di felino sia la cosa migliore. Le squadre che non hanno la possibilità di venire qua con tante cose vengono qui a mangiare da noi, si è creato questo ambiente familiare.
e siamo super pronti a sfidare il Parma per il gusto. Da mangiare abbiamo portato una porchetta di 45 kg, poi abbiamo portato 100 litri di birra, che quello non manca mai per il... però. E poi facciamo tanti scambi. Sempre il sostegno! Allora noi come Questo Verona vogliamo anche noi partecipare alla gara del gusto portando la porchettina, il salamello, il vino, il prosecchino. Abbiamo il Cuspolicella, che è un noto vino veronese che noi ovviamente imbottigliamo e produciamo. Siamo un gruppo di genitori che cerchiamo di far progredire e di far crescere i nostri ragazzi, contornandoli con tutto questo che crea gioia e felicità per tutti. Stanno arrivando tante squadre dall'estero, quindi abbiamo già 12 nazioni che partecipano a questa manifestazione. 70 anni in Inghilterra e vicino a Liverpool. 10 anni fa, quando ho giocato con Benetton, Ciccio Graspan, mio amico, e dopo ho chiamato lui e dobbiamo giocare qui in grande topolino. Esperienza a Venezia, a Lido di Jesolo, anche a qui. Ma è bellissima esperienza per i nostri giocatori. Giocatori qui più grandi, ma a nostra casa giocano più veloci, ma questa è una piccola differenza. Io sono di Treviso, per cui da un po' di anni lavoro con i ragazzi di Vilnius e abbiamo sempre avuto il sogno di portarli al torneo di mini rugby più bello che c'è forse in Europa. Il viaggio è stato lungo, però divertente, dai, abbiamo fatto 2 giorni in pullman. Hanno fatto un po' di casino, come è giusto che facciano i bambini, comunque ci siamo divertiti e hanno fatto ancora più amicizia. Da un paio di anni Vilnius Rugby Academia e Ajulos Kaunas, che sono le due società che partecipano a questo torneo, hanno iniziato un lavoro con gli orfanotrofi lituani e abbiamo coinvolto tramite il rugby un sacco di bambini che si sono più innamorati del nostro sport. Sono ragazzi forti. Bisognava inquadrarli, diciamo, però piano piano stiamo riuscendo a tirarli fuori una sana voglia di combattere per lo sport e anche un modo per incanalare un pochettino l'aggressività. La storia della nostra squadra è una storia semplice, molto recente. Stiamo facendo un progetto per lo sviluppo del rugby femminile in Veneto e abbiamo raggruppato per questo torneo le ragazze under 12 di varie società. Le ragazze che cominciano a giocare da piccole e che giocano con i maschi hanno una qualità di gioco superiore, diciamo, che non se iniziassero a giocare adesso così a 12 anni non avendo mai giocato. Io ricevo molte più palle perché noi ci fidiamo tra noi invece i maschi. Ecco, però qua mi diverto di più. L'importante non è sempre vincere, ma giochiamo insieme, ci divertiamo. La cara è anche un modo per dire ehi, sta attento, abbassa la cresta, cioè. È vero. Il trofeo Topolino è una soddisfazione immensa, soprattutto giocando tra donne, perché non è facile giocare una squadra tutta femminile contro dei maschi, perché i maschi hanno una forza fisica maggiore di noi. Fino ai 12 anni possono tranquillamente giocare alla pari. Siamo!
Treviso, la nostra casa, la casa dei Leoni della Benetton. Oggi però è la casa del Trofeo Topolino. Adesso giochiamo le finali del Trofeo Topolino. Dovete fare tutto quello che avete fatto fino ad oggi, cioè divertirvi a giocare a rugby. Avete capito? Non c'è altro spunto, non ce ne frega niente della Coppa. Go to, ci porta a divertirci, ok tesoro? Buona! Coppa, dai la mano!